E non mi pare un elemento di poco conto che poi in conclusione, dopo questa serie infinita, dico, questo documento chiuda con il riferimento, ecco, per un verso ai disastri economici seguenti a questa nevicata. Disastri che ovviamente riguardano così l'agricoltura come l'allevamento, che sono naturalmente che qualificano e che definiscono l'economia del Frusinate in quel tempo, ma i disastri che riguardano un pochino anche naturalmente la realtà edilizia di questo territorio, anche in rapporto ad una ricostruzione non sempre efficace, e che riguardano naturalmente le infrastrutture, e dunque le strade e via discorrendo. Ecco, la nevicata allora diventa uno specchio, una sorta di cartina al tornasole per leggere questo momento da un punto di vista storico, da un punto di vista sociale ed economico. E però la nevicata viene anche qui vista come dire, occasione per raccogliere intorno a quei giorni uno spaccato della vita che allora si svolgeva. Si fa riferimento al Frosinone, come avete visto, al Frosinone che mi pare militasse allora in quarta serie, si fa riferimento a questo circuito, ne ho memoria anch'io, devo dire, motociclistico che si snodava, peraltro talvolta anche con incidenti piuttosto pesanti, se non ricordo, Perciò fu abolito. perché mi ricordo che tra l'altro ci fu un morto una volta, con incidenti piuttosto pesanti nel territorio di Frosinone. E con questi momenti così, diciamo, di socializzazione, le feste di carnevale che qui dico vengono ricordate e che ugualmente sono, per dir così, anche qui adoperate come momenti che qualificano un tempo, si viveva così in quegli anni, e però che qualificano anche questa sorta di tentativo comunque che viene compiuto in quei giorni di continuare, dico, una vita normale pur di fronte a quella che va poi definendosi come una vera e propria calamità naturale. E quindi la voglia in qualche misura così, di vivere in un certo modo, di continuare il ritmo solito delle giornate, la scansione dei vari appuntamenti negli anni. E in questo senso il documento fornito dal fondo Calderari con questa scena della gara di sci di fondo che in quel di San Liberatore è un'indicazione piuttosto puntuale e precisa di questa tendenza. Ecco, allora la nevicata come elemento attraverso il quale si legge la realtà socio-economica di un certo periodo e le contraddizioni specifiche di questo territorio della provincia e del Frusinate in particolare, la nevicata come dire, specchio che riflette anche un certo tipo di vita in quel momento e una certa immagine della città. E mi pare che un po' tutti quanti noi allora abbiamo riconosciuto i vari luoghi che nel tempo sono mutati, spesso in peggio, i vari luoghi della città, gli scorci da Corso della Repubblica al Viale Mazzini con le case dell'Incis, come dire, la zona di dove c'era Fanfera, il fotografo, con la curva, con il doppio segnale Roma-Frosinone, che è l'antica, e insomma tutto quanto il repertorio che appartiene naturalmente alla ricostruzione, alla documentazione in questo caso di una città cresciuta in maniera disordinata. Un qualcosa che ancora non è una città, non sappiamo se lo è tuttora una città,
50 e passa anni fa. Ma è chiaro che è una delle ragioni per cui questo DVD conserva e questa mostra conserva un grosso fascino, una ragione per la quale, peraltro, come dire, la nevicata del 56 è diventata mitica, non soltanto per la sua intensità, appunto oggetto di quella canzone ricordata nell'immaginario collettivo, è che noi naturalmente leghiamo alla nevicata qualcosa anche di altro. Ed è per questo che in fondo questo DVD come elemento che documenta una storia concreta, una cultura materiale, per dir così, diventa una piccola metafora della complessità e, voglio dire, anche della varietà dell'esistenza. Perché c'è la nevicata come tragedia, c'è la nevicata come calamità, c'è la nevicata che distrugge tante ricchezze e che mette sul lastrico tante famiglie, c'è la nevicata che poi in qualche modo rende ancora più povero un territorio che ricco non è e quindi diventa fattore, volano di un'emigrazione che continua ad esserci piuttosto nutrita e significativa, ma c'è la nevicata legata alla neve. E non lo dico soltanto come chi lo ha vissuta da bambino e quindi con gli occhi e con l'atteggiamento che un bambino può avere, ma c'è la nevicata che per tutti noi assume un significato e un valore particolare, un valore e un significato che si legano, si congiungono quasi in una specie di strana sintesi e però significativa della complessità della nostra esperienza, se vogliamo anche della particolare varietà e diversità della nostra esistenza, del significato anche della vita. Dicevo, c'è una nevicata che si lega anche ad una dimensione che tutti noi attendiamo, cioè io credo che ciascuno di noi in qualche misura, magari non nella intensità che ha caratterizzato il 56, ma continui. E abbiamo quasi tutti, no, non quasi tutti, sono giovanissimi qui dentro, ma dico abbiamo quasi tutti, ci avviciniamo verso i 60 anni. Dicevo, tutti quanti noi continuiamo a rimpiangere quei tempi in cui la neve c'era, in cui la neve magari più spesso cadeva a Frosinone. E perché? Ma perché la neve è anche un'altra cosa, naturalmente. Eppur nelle sue componenti, che sono componenti, ripeto, drammatiche, talvolta determinano situazioni assolutamente così, di grosso impatto e fortemente, dico, tragiche per un contesto sociale, la neve è legata anche ad altre dimensioni che risultano per noi determinanti. La neve è in qualche modo la sospensione del tempo che noi usualmente viviamo, del tempo economico, del tempo del lavoro. Non a caso per noi la neve, la nevicata allora significò la vacanza. Sì, in realtà poi recuperammo, se non sbaglio. Non lo ricordo. Ah, è vero, io me lo ricordo che recuperammo un po' dei giorni persi a scuola perché non so chi se lo ricorda, ma credo che poi l'anno scolastico durò un pochino di più rispetto al previsto. La nevicata significa per l'appunto, questo è emblematico, la sospensione del tempo del lavoro, significa cioè la sospensione del principio di realtà. Significa in qualche modo allora vivere in una dimensione che è una dimensione